Allora, il binomio di neuroscienze e voce è ancora del tutto inesplorato in Italia, ma Neurovoice sta aprendo un panorama sull'argomento. In che modo è nato questo progetto? Infatti, hai proprio ragione, è una cosa inesplorata, qualcosa che sta partendo ora, estremamente nuovo. E la voce come strumento può generare emozioni, e questo è il legame di collegamento tra le neuroscienze e appunto questo mondo della voce, le emozioni. La voce può generare le migliori emozioni nelle relazioni e creare benessere personale e da questo siamo partiti per questo nuovo progetto. Andrea Bordin, che è la persona di riferimento, il trainer, lui è un Official Four Voice Color Certified Trainer, insieme a un neurologo, che è un referee di neuroscienze, stanno creando appunto questo progetto che prevede dei corsi di formazione da rivolgere alle persone. Le neuroscienze come il neuromarketing, anche come abbiamo visto sia oggi che ieri con i trainer, con gli speaker che c'erano qui in questo certamente, hanno espresso proprio in alcuni momenti proprio l'importanza della voce in questo. C'è quindi un forte legame tra la voce, le relazioni e le emozioni, come mi stava dicendo poco fa. Questo trova anche applicazione nel rapporto tra consumatore e azienda? Cioè, c'è la possibilità di influenzare con la voce le scelte che poi sono sia di brand fidelity che di acquisto vero e proprio? Assolutamente sì, come è stato anche spiegato stamattina, la voce varia variando le emozioni, quindi il contrario è proprio lo sviluppo di questo metodo, ossia la voce può modificare le emozioni di chi ci ascolta, creare benessere e questo può essere utile anche sicuramente nel marketing. Si è capito questo, lo stiamo sviluppando sempre di più, stiamo cercando appunto di portare avanti questo progetto su questo filone. Anche in funzione di sviluppi futuri proprio nel marketing, nella vendita.